Lettura, Vangelo e commento. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo «Abba, Padre». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga, in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli, dunque, venite a farvi guarire, e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento. L'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. Per accogliere Dio non importa la bravura, ma l'umiltà. Questa è la strada per accogliere Dio. Non la bravura, siamo forti, siamo un popolo grande, no, no. L'umiltà. Sono un peccatore. Ma no in astratto, no, perché questo. Ognuno di noi deve confessare se stesso prima i propri peccati, le proprie mancanze, le proprie ipocrisie. Bisogna scendere dal piedistallo e immergersi nell'acqua del pentimento. E dimentichiamo che soltanto in un caso è lecito guardare un altro dall'alto in basso, quando è necessario aiutarlo a sollevarsi. Così comincia una vita nuova. E la via è una sola, quella dell'umiltà. Purificarci dal senso di superiorità, dal formalesimo dell'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi, e in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti, soprattutto con il bisogno di essere rialzati, perdonati e salvati. Se questo video ti è stato utile, ti chiedo di iscriverti al canale, mettere un like e condividerlo con i tuoi amici. Grazie e a presto.